andare avanti anche senza di noi. In realtà l'uomo ha bisogno di gestire il mondo in un altro modo per avere un futuro. Sicuramente il vino, che è l'espressione agricola che ha più riflettori, ne è molto importante. Brand al vino invece abbiamo questo, questo è proprio vero, che è sbagliato. Insomma, il vino può fare tantissimo per l'agricoltura, perché il vino è la punta dell'iceberg. L'agricoltura è un mestiere plurale, è un'attività complessa, esistono tantissime agricolture e qualsiasi cosa ha a che fare con comunque con l'alimentazione ha a che fare con l'agricoltura, e questa è la straordinaria storia di fare gli agricoltori. Noi facciamo un mestiere che è molto complesso, molto complesso, molto vario e declinabile in decine di attività. Produciamo di tutto, tutto quello che è edibile viene prodotto dagli agricoltori. E producete anche affreschi? No, quello però non produciamo affreschi, ma c'è qualcuno che probabilmente attraverso il reddito agricolo, che era un pochettino più importante del tempo attuale, oggi no? L'agricoltura si chiama settore primario, riducendo in qualche maniera a una quota molto più ridotta di quanto è il valore della produzione espressa. Al tempo il settore primario probabilmente rappresentava un pochettino più del secondario e anche più del terziario. Oggi questo è un po' viene visto, può essere visto in maniera diversa. E a quel tempo a Montefalco, abbiamo questo convento di San Francesco che in qualche maniera rivaleggia con lo straordinario, con la straordinaria Basilica di San Francesco che è di fronte a noi di Assisi. E noi abbiamo questo secondo affresco per dimensioni e storia rispetto a quello di Giotto e Cimabue, che è il nostro dettaglio. Quindi questo affresco è stato realizzato lì perché c'era un'economia che poteva avere la capacità di produrre una cosa così straordinaria, e soltanto l'attività agricola nel 1450 poteva far sì che si producesse qualcosa di così straordinario. Arriva Benozzo Gozzoli, diventa maestro in Umbria. Benozzo Gozzoli lavora col Beato Angelico a Firenze, lavora col Beato Angelico al Giubileo del 1450 a Roma, e la sua prima opera da maestro da solo la realizza a Montefalco. E questa è un'opera straordinaria, bellissima, dove si racconta la vita di San Francesco, e è il secondo affresco per dimensione e importanza della vita di San Francesco. Cosa c'ha di bello questo affresco? Questo affresco ha un paio di cose straordinarie. Intanto perché da lì si origina il Rinascimento in Umbria. La seconda cosa che ha di straordinario è che Benozzo Gozzoli dipinge dei paesaggi che ancora oggi sono come erano e sono riconoscibili per come erano nel 1450. Sono passati 570 anni e i paesaggi sono tutti riconoscibili. Benozzo in questo senso è un po' il primo che ha, nella storia dell'arte, ha questa capacità di capire il paesaggio, il valore del paesaggio, e il valore del paesaggio attraverso l'attività in particolare che si faceva fuori delle mura agricola. A Montefalco lui questo affresco c'è la parte di San Francesco di Montefalco, della chiesa, dove intorno a questa chiesa c'erano queste vigne, ovviamente non fatte come sono fatte oggi, è chiaro, però si riconoscono le vigne. Noi che abbiamo fatto? L'anno scorso abbiamo fatto una prima iniziativa che si chiama Caprè for Love, dedicata a questo straordinario affresco che è un capolavoro assoluto, e l'affresco
va mantenuto, va mantenuto e va conservato per quello che è il suo splendore. E quindi il primo anno abbiamo restaurato queste tre figure, che sono tre grandi supporter dell'ordine francescano, che erano Petrarca, Dante e Giotto, che sono alla base, al centro della fresca. Al tempo siamo al tempo della chiesa, insomma, e gli ordini avevano la possibilità di avere alcuni privilegi, cioè chi era un supporter dell'ordine veniva esentato dal pagare le tasse, oppure veniva esentato dal pagare, dal dare servizio militare, oppure veniva esentato da ancora altri obblighi che avevano gli altri cittadini. Quindi questi nostri, al tempo, questi supporter, che insomma facevano, insomma, erano Petrarca, Dante, Giotto, erano tre francescani che davano la loro immagine, oggi sarebbero stati, insomma, dei testimoni, la loro influenza, sì, una roba dell'influenza, no? Nella Milano Wine Week sarebbero stati l'influenza, sì, dell'epoca, che davano la loro immagine a dimostrazione dell'importanza dell'ordine dei francescani, e quindi venivano esentati da tutta una serie di cose e venivano impressi in queste immagini. All'epoca non esisteva la televisione, non esisteva la radio, non esisteva i giornali, non esisteva i social media, cioè la chiesa era anche il luogo dove in qualche maniera si costruiva, no, questa influenza, questa forza degli ordini. Allora noi abbiamo l'anno scorso avviato la prima edizione, abbiamo raccolto dei fondi, con questi fondi abbiamo restaurato questa parte dell'affresco che era stata danneggiata dal terremoto. Purtroppo in Umbria ogni tanto abbiamo qualche scossa di terremoto, giusto perché per tenerci un po' svegli, e quest'anno abbiamo fatto la seconda edizione, e per fare questa seconda edizione abbiamo pensato che siccome lo straordinario patrimonio che ha questo paese va mantenuto, ecco, noi ci poniamo come azienda, attraverso il vino, che è il figlio del territorio e che ridà al territorio un valore importante per mantenersi. Ci siamo posti questo obiettivo di aiutare il nostro museo di San Francesco a mantenere le sue opere d'arte, e attraverso questo far sì che si generi una attività intorno al museo, che poi riporti al vino. Quindi il vino non soltanto un bene culturale dal punto di vista produttivo, ma anche un bene culturale dal punto di vista che riporta alla generazione di valore attraverso il valore che si che mantiene nell'aiutare i beni del territorio. Un meccanismo molto diretto di un territorio che, grazie alla sua storia e cultura, rende possibile un'operazione come quella che Marco ha fatto con Sagrantino e Montefalco, che giustamente, ma non tutti lo fanno, reinveste nel territorio stesso. Questo perché la comunicazione del vino non passa solo attraverso l'etichetta, ma passa anche tutto quello che è il territorio. Quindi un posto come Bevagna, che da City passano milioni e milioni di persone, ma di queste solo una piccola frazione passano dall'altra parte della valle, vanno verso Bevagna e Montefalco. Di certo, da quando c'è Marco e gli altri produttori che insieme a Marco hanno fatto questo grande fenomeno del Sagrantino di Montefalco, uno dei vini più difficili e ostici da approcciare che ci possono essere, un vino che era famoso per fare i vini dolci, il passito, e lo si faceva passito perché ha sempre avuto, l'avete assaggiato penso, avete questa grandissima forza tannica, questo tannino, questo è il 2013, quindi ha già avuto modo di acquietarsi in bottiglia, ovviamente fa legno apposito in maniera da ammorbidire, ma la scossa tannica, quantomeno confrontata con i vini che abbiamo avuto oggi, confrontata con il Brunello Montalcino, è comunque un vino che è famoso per avere tannini, per avere struttura, e comunque accanto a Sagrantino sembra
un vino semplice quasi da tutti i giorni. Quindi Sagrantino ha appunto questa grande connotazione tannica che gli dà un carattere unico, e questo è anche importante nel mondo di oggi. Si diceva della comunicazione che un po' il vino, una bottiglia deve cavarsela da sé, perché le persone non si fidano più delle guide, delle strutture e di quello che trovano scritto, ma viaggiando per l'Italia prima o poi ci si imbatte nel Sagrantino. Per la curiosità nasce, e se poi riusciamo a legarla a Benozzo Gozzoli, alla storia di San Francesco, ai testimoni del passato, è chiaro che a quel vino ci si arriva, quantomeno lo si assaggia. Poi può piacere o non piacere, comunque non ci sono 5 miliardi di bottiglie di Sagrantino, neanche io volessimo farle, quindi non è un vino per tutti, come non lo è Brunello, come non è, cioè, tutti questi piccoli vini che abbiamo noi in Italia, comparati con delle tirature enormi. Anche il Chianti, che è prodotto in 100 milioni di bottiglie, non ce n'è, cioè comparato con 500-800 milioni di bottiglie di Prosecco o di altre denominazioni, non ce n'è abbastanza, quindi, però ce n'è abbastanza per tutti quelli che gli viene la curiosità di assaggiarlo. Poi vabbè, Marco condisce anche la... io, grazie a Marco, ho conosciuto Dio e il triste mietitore. Cioè, queste esperienze mistiche, non so se chi di voi era su Twitter qualche anno fa, c'è ancora, ci sono due personaggi, Dio, con scritto L-I-O, Dio, che è un twittatore fenomenale, bravissimo. Il triste mietitore li fa un po' da sponda, anche lui è molto divertente se lo seguite su Twitter. Due personaggi che erano delle web star, oggi un po' messe in crisi dagli influencer, ma che in cantina da Marco erano di casa, che comunque lui era andato in qualche modo, era riuscito a tirarli. Probabilmente, insomma, utilizzando... Sono stati, nel caso della prima edizione di Cabernet Forlauf, sono stati gli influencer che ci hanno aiutato a vendere queste bottiglie e a far sì che si restaurasse questa parte dell'affresco di Benozzo Gozzoli. Questa è una seconda annata. Noi abbiamo scelto invece che l'influencer un artista croato, in questo caso, che si chiama Rick Rojnek, che è un artista croato nato in Canada, e un po' scopiazza quello che è uno stile di Picasso, quindi un po' molto colorato, un neocubismo. E le bottiglie sono proprio nate con questa idea di avere invece non gli influencer della rete, ma un artista che realizzasse queste bottiglie, e quindi attraverso un artista riportare all'arte, al valore dell'arte, questo bene che nel territorio abbiamo e quindi che va mantenuto. L'arte italiana ha bisogno continuamente di essere mantenuta. Noi abbiamo dei patrimoni straordinari, guardate che bello questo posto. Di questi ce ne sono in questo paese, non so se 10.000 bastano, forse 100.000, e questo fa dell'Italia un paese straordinario rispetto a tutto il resto del mondo. Quindi noi dobbiamo un po', ognuno di noi, farci un po' carico della cosa che ci sta a cuore, e a noi a cuore ci sta questa straordinaria chiesa di San Francesco, e abbiamo questo ruolo di mantenerla come supporter attraverso la produzione di qualità, di eccellenza, che rappresenta la nostra regione. Perfetto, grazie mille Marco, godetevi il Sagrantino che Marco ha già passato.